Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. In realtà questo video l'avevo già girato, però non c'era l'audio, il microfono non stava funzionando e quindi non si è sentito niente. Benvenuti in questo nuovo video, vi avevo già detto nel video precedente che vi avrei mostrato i miei acquisti autunnali che ho fatto da Pepco, Action e da due negozi di cinesi. E ora appunto vi mostro cosa ho acquistato. Partiamo no, da Action, dove ho preso questi albumini pagati 1,49 euro, ci vanno 72 foto, 10-15, ne ho presi 8, hanno tutte copertine, non tutti, sono un po' differenti, però alcuni sono doppione. La copertina è un po' diversa, però comunque all'interno della copertina si può togliere, diciamo, questo e inserire una foto a piacere. Questi poggio qui, altrimenti non riesco a mostrarveli, che sto un po' scomoda in questa postazione. Un altro e un altro, ne ho presi appunto 8. È destinato a stare per terra questo, abbiamo capito. Poi ho acquistato sempre da Action questi pretzel che vi avevo mostrato prima nel video che avevo girato, che non si sentiva nulla. Sono dei pretzel che aveva preso Elena, me li aveva fatti assaggiare, sono buonissimi, sono piccoli. Infatti li avevo aperti per farvi vedere che ne assaggiavo uno, buonissimi, e ne assaggio un altro per farvelo vedere. Buoni, pagati non ricordo quanto, ma una cavolata penso. Poi ho preso questo decoro autunnale fatto di legno col funghetto, così molto carino, arancione e verde, bello bello. Io devo poggiare proprio già a terra. Poi ho preso queste zucchette, dove ci sono zucche, pigne, bellissime. Ne ho presi due, uno è un po' più scuro e l'altro pacco sono un po' più chiari, pagati 2,49 euro. E poi ho preso questi che ho pagato 1,59 euro, sono fatti in ceramica dove c'è il funghetto, il riccio e il gufo. Bellissimi sempre come decorazione autunnale. In realtà dovrei avere qualche altro decoro del genere, fatti sempre in ceramica, che ho preso da lì qualche anno fa, devo trovarli. Poi ho preso dai negozi di cinesi, nei negozi di cinesi ho preso questi, li ho pagati 2 euro, no, 1,90 euro l'uno, e sono delle semplici foglie autunnali che poi andrò ad aprire meglio e a sistemare nel vaso perché voglio creare un bel centro tavola carino. Quindi ho preso questi. Poi da un altro negozio di cinesi ho acquistato questi rametti che ho pagato 1 euro l'uno, dove c'è la zucca e la pigna con le foglie, molto carini, sempre da sistemare Niente ragazzi, si era bloccata la registrazione perché avevo la memoria piena, sempre soliti problemi. Dicevo che ho preso appunto questi steli che voglio sistemare nel centro tavola che voglio ideare io, e sto cercando un vaso tipo sull'arancione, colori autunnali, da utilizzare appunto per mettere questi steli, perché quello che ho è rosa, quindi non ci sta bene. E niente, questi sono gli steli bellissimi, facciamo un sacco, che ho preso dall'altro negozio di cinesi. E poi ho preso anche questa zucca fatta di tessuto che voglio posizionare all'interno della campana che ho sulla vetrinetta. Questa zucchetta qua l'ho pagata 3,90 euro. Poi da Pepco ho preso una cosa, vabbè, questa zucchetta volerà. Ho preso ieri questi asciugamani, sono semplici asciugamani grigi,
li ho presi per Pierangelo da utilizzare in palestra, ne ho presi tre, ora li devo andare tutti a lavare, e poi ho preso questi due che sono dei copricuscini che voglio utilizzare sul divano per togliere quelli rosa che ho, in modo da rendere anche il divano un po' più autunnale. Li ho pagati 1,50 euro, ma costavano 3 euro, erano in offerta. Sono così morbidini, morbidini. Poi ho preso l'acquisto che mi piace di più di tutti, ed è questa tazza, io adoro le tazze, questa tazza con la zucca, col bordino dorato e il manico dorato. È meravigliosa, è meravigliosa, bellissima. Troppo, troppo bella. Pagata 3 euro, se non sbaglio, sì. E poi infine ho preso questa che ho pagato sempre 3 euro ed è una candela a forma di zucca che profuma di autunno. Profuma di autunno. È bellissima. In vetro. Meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Ragazzi, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto. Questi acquisti autunnali. Spero che vi siano piaciuti e ci vediamo nel prossimo video dove vi farò vedere come li ho, come sono andata a sistemarli in tutta la casa. Ah, volevo dirvi un'altra cosa, che sabato qui da noi è la festa della Madonna della Stella, quindi non so se ricordate, ve l'ho già fatto vedere anni scorsi, come si svolge la nostra festa, che si prepara questa pasta, tagliarina, squanda, eccetera, eccetera. Niente, volevo dire questo, quindi vedete nei prossimi video. Adesso vi saluto, vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e iscrivetevi, lasciate like se non vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!